Hai mai pensato di risparmiare nell'acquisto dei tuoi giochi preferiti? Clicca il link che trovi sotto ai nostri video e scopri anche tu la convenienza di Enebo.com. Enebo.com è il marketplace europeo fatto su misura per te. Tutti i grandi titoli AAA del momento, le novità e tutte le collezioni DLC dei tuoi strategici preferiti. Enebo.com è completamente in italiano e dispone di un servizio H24 7 su 7 per garantirti sempre il supporto di cui hai bisogno. Acquistare è facile, basta selezionare il gioco che desideri e scegliere in fase di checkout il metodo di pagamento. Lo puoi fare sia con PayPal per una maggiore tutela che con carta di credito. Enebo.com è il marketplace ideale per il cicciullo smart che vuole restare al passo con le novità e che tiene al proprio borsello. Acquista dai nostri link che trovi sotto ai video per risparmiare ed aiutarci a crescere. Enebo.com. Perché pagare di più? Siracena. Allora, vediamo un po'. Ho un esercito abbastanza inadeguato. Bello. Dovrai impegnarti per metterci... No, più che altro è un esercito che posso usare in 1v1. In un 3v3 potrei essere limitato. Dipende sempre chi mi trovo davanti. Ma cosa sei, leggero te? Medio, no. Non leggero, leggero, però. Sì, ma perché aumento il tempo di attesa? Perché evidentemente qualcuno non carica. Posso. Ero io. Mi sposto dietro per fare la formazione. Vuoi stare al centro, te che le picche, nano? O sì. Dick, insomma, che come volete mettervi. Ma se posso, non io al centro. Ok, io Lo dico, giusto per... Vado a destra io. Con le picche, però... lo so. Stare sempre... Cioè, okay, devi... dai, ci sto io, dai, cioè. Ok, io sono... L'ho scelta allora. Apposta per questo, voglio provare... picchiere le cav, voi quanto avete? Più generale, quindi 4. Sono da melee, però non sono a carica. Mi sposto a sinistra, mi metto a sinistra. Okay. Centrale, quindi cav ho 4 anch'io. Cioè dentro il generale, corpo a corpo anche lei. Tu dici ce l'hai da carica o corpo? Tutto corpo a corpo. Ok, perfetto, abbiamo tutti e tre corpo a corpo. Il mio generale è da carica, però è generale. No. Che no, anche il mio generale mi sa corpo a corpo, sì. Sì. No, cavaliere d'assalto, anche la mia. Confermo. Ma non lo mando di sicuro. At your command. Bella infantry at the ready. Questo. Persian hoplites. Ready. Persian hoplites. Forever loyal. Forever loyal, forever Meneghetti. Allora, io suggerirei a Nano di giocare abbastanza passivo nella prima fase. Quindi vai a rinforzare coi tuoi arcieri da me e da Legion, restando un po' passivo, ok? Perché probabilmente contro cos'è che abbiamo Sparta, se non erro? Abbiamo Sparta. Sparta secondo me sarà al centro, Sparta ti trita in 1v1, quindi... Tu falla overestendere. Cerchiamo di vincere prima il tiro sui lati e poi dopo cerchiamo di chiudere dai lati per concentrarsi su Sparta. Ho capito cos'era. Quindi vuoi che tiro un po' le mie arcieri, li sposto? Vediamo come loro concentrano il tiro, innanzitutto. Le cav, ok. Per adesso sistemo le cav. Le tue cav, mettine una dal lato di Legion, una dal lato mio, sull'esterno, che potrebbero essere utili.
l'esterno vostro sinistro, cioè... Sì, dietro, allora, a me la metti tipo qua. Aspetta, riesco a disegnare, mio signore, qui, porca troia. Ma non mi fa disegnare? Qua? Ah. O qua? Dove ho messo io il segno? Lì o lì? Non lo vedo. Segno rosso. Non lo vedo. Non si vede, sì. Forse perché siamo in pausa, non lo so. Lo vedo, era la tua sinistra, comunque. Cioè, dietro la tua. Tutta la tua sinistra? Sì, va bene, va bene, va bene. Qui? Esatto. Sì, va bene lì. Ok. Facciamo prima muorle così almeno si capisce. E idem vale per te, Legion? Legion, mettiglielo vicino al suo generale, poi se ha bisogno lo sposti a destra, queste cose qua. Ok, metto alla sinistra, così. Una, e poi non un'altra. Quella lì, tienila lì. Me la tengo lì, esatto. Insieme serve per vedere se ti caricano gli arcieri, insomma. Sì, comunque la sposti nel caso. Le tue due cavallerie, quelle che tu hai dietro lo schieramento generale, quell'altra, le tieni nel caso cerchino di infilarsi con le cav tra te e me e tra te e Legion. Ok, quindi io le giro. In quel momento in cui me ne accorgo le giro subito contro. Ho capito il senso. Cioè le sposto. Noi appena starta la partita ci portiamo a metà mappa, ok? Esattamente a metà tra dove siamo noi adesso e la linea gialla del nemico. Tu cerchi di stare un filino più indietro rispetto a me e Legion. Ok. Sì. Tiro mio però di range non ha... È 150. Perché sicuramente noi avremo bisogno di te per vincere il tiro, perché sia io che Legion abbiamo slinger, non abbiamo arcieri. Quindi se loro vanno di arcieri, d'elite, è un problema. Ok, ho capito il senso, sì. Perché anch'io sono l'unico ad avere arciere normale, sì. Ma ce la facciamo? Io gli metto lo start, cioè... Ma io ho messo pesanti, cioè, sono... Questi arcieri qua miei sono... Stavamo elite. Tutti aspettando tutto. Stavamo tutti aspettando. Ho carro. Metto. Ok, ho carro spartano, che è Sparta in centro. Ok. Come previsto. Qua ci sono le sue cav. Seguimi con le cav. Muletto, tanta cav. Sì, te l'ho messo lì, te l'ho pingata te. Sul se riesci a spostare questa qua. No, sì, c'è sì. Il generale su carretto. Glielo targhetti, glielo ammazzi easy. Sì, lui è fissato con i carretti. Si chiama muletto. Sì, beh, non fa una piega neanche quello. Sì, però dico. Non so quanto siano utili, concretamente. Sparta mi arriva contro, eh. Cioè, siamo già quasi a tiro col tiro. Tu puoi anche indietreggiare. Ok, entro in range solo col tiro, dai. Aspetta, mi fermo già. Sto più dietro rispetto a voi. Come zero. The enemy is attacking our ally. Chi è che ha preso? Comunque non si possono infilare perché c'ho le picche lì, cioè c'ho le lance lì. E i laterali non si possono infilare. Se non giro subito la lancia. Vi seguo, ho le cabine. We have discovered the enemy's hidden units. Dimmi cosa fare, Legion. Lì. Porta la cava a destra e entra nel mucchione. Flanco laterale. Okay. Aspetta che la giro il lato. Se vuole metto anche diamante. Se entrano meglio dentro. Mi danno, intendo. Vado sul generale. Te lo dico. Vado a puntargli il generale subito. Io. Lo prendo in carica diretto. Faccio male. Uff. Sono passati in mezzo, ragazzi. Scappa con la cap. Lo inseguo, Sto beccando tiro addosso. Muletto, se riesci, tira qua. Non muletto, scusami, spartano. Dove? Ti ho fatto i segni, gli spartani. Ok, visto tutto.
Ti ho già visto tu. Vai tra. Giro il tiro, ci sono subito. Ritira però, eh. Io non so, mi conviene seguirli. Ma non farti baitare. Sì, sto attento. Chargio vai avanti. Generale suo è morto. Cerca di non far girare Loris, Sì. Quindi mettiti una roba del genere. Sì, sì, infatti stavo già, avevo già in mente. Sì, 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 assolutamente. È che devo gestire, ma devo muovere anche quella cavli. Sì, il generale è già morto. Dammi la cav qua, che ho fatto un errore. Caccia la cav qua. Cazzo. Ho chargiato dalle spalle le altre due di muletto. Cazzo. Quelle tue con quelle che hai dietro, col generale quella che ti ha di scorta dietro. Ok, ok. Vuoi che uso lo scorto? Dentro. Cazzo, mi charge la fantina. Schermo. Il generale di muletto mi sa che è andato. Sì, sì, è morto, ma già la muore. È andato. Già morto da un po'. Meglio. Ah, ma ha chargeato dietro. Aspetta. Piccolo problema tecnico, aspetta. Ok, le ritiro. Guarda. Ok. Non mi faccio. Focus con tutti gli arcieri in unità singola. Ok. Così la finisci prima. Fatto subito. Ok, puoi ritirare la cavalleria. Non farti baitare che probabilmente delle unità qua. Sì, sì, ma l'ho già fermata. La cavalleria l'ho fermata. Dovrebbe, se seguisse gli ordini, dovrebbe fermarsi instant. Fatto. Che cazzo? C'è le cav nella foresta, infatti. Ho notato. Però il tiro è troppo avanti rispetto al mio esercito. Infatti me ne attacca di nuovo. Puttana. Occhio. Sì, devi tenere la cavalleria lì vicino. Lo so. Vabbè, gli becchi la cav, gli becchi la cav. Sì, perché adesso ormai è incastrata. Se io la charge il laterale, la cav gliela dovrei fare subito. Ma è possibile? Non può ritirarsi di nuovo. Sì, sì, va bene così. Non farti baitare sulle... Cazzo. Sulla falange. Porca puttana. Mi tira via là il tiro, raga. Tiro me l'ha fatto me. No, tranquillo, tranquillo. Una andata. Bene, sposta, adesso sei a posto. No, raga, il tiro suo me l'ha... So perché me l'ha maciullati così poi. Ho capito solo. Comunque, muletto è andato. Adesso puoi anche convergere sul mio lato. Dick cav mio a tu, da te dove te la metto? No, niente. Legion, ritiro tutto, eh. Lì mi ha fatto tutto il tiro, non ce l'ho più. Letteralmente fatto esplodere. Più niente. Non so il perché me l'ha proprio lacerato. E pensare che erano elite. Occhio qua le cave. Ok, ti sei liberata la cava a destra, eh? Quella tutta a destra, sì, adesso infatti ovviamente ok, già liberata proprio. Chargio di nuovo. Tu qua adesso, muletto, puoi iniziare a pushare, no, qua, a pusharla. Con l'unità, fai una linea e inizia a pusharlo perché si sta concentrando il tiro prima. Non capisco perché confondi con muletto e me. Scusami. Sì, no, ma ho perso lo. Mi butti domanda. Dentro la tua cazzo di cav? A dentro. Sinistra? Cazzo, è a destra della mia cava adesso. Spostato. Vabbè, arrivo. Ho chiesto dove metterla, ma non mi hai detto dove. Sono andato a prenderti il punto critico tuo. Arrivo. Fatto. Preso il lato, preso da dietro tutte le divisioni che c'aveva.
di così. Ah, è andata rotta la mia cav. Dato. Legion, vado io, eh. Sì, forma una linea con tutte le unità melee che hai, ok? Inizia a impegnarlo. E adesso inizia a girare. Te lo paniniamo. Guarda. Non ha più cav lui adesso. Cazzo. Se c'è il generale col morale, dammi il fiato, Dick, quello della capo. Se no muore. Grazie. Adesso ricarico di nuovo. Sono entrato addosso, eh. Aspetta che c'ho ancora del tiro. Di qua ne metto laterali e li prendo sulla schiena. Chargiato, eh. Ma cacco! L'ho anche scaricato giavellotto, quindi dai. Andate anche discretamente bene. Hai fatto? No, vinto io e Crambi è morto. Aspetta, manca solo Carro. Che di là muletta ha perso subito il generale, quindi è subito rottato. Hai visto che differenza ha fatto una singola cav? Il mio cavo te l'ho subito tirata dentro. Sennò... ha fatto la differenza. E penso che non è nemmeno morta, cazzo, è ancora via. Sei stato morto. Bravo. C'è il generale girato di schiena. Aspetta. Adesso mi diverto un po' anch'io con la mia cavo, queste qua. Mi tiro sulla schiena. Battere Crambi è sempre un... Un che di divertente. Un che di divertente, è vero. Ti dà quella micro soddisfazione, non si sa mai il perché. Però ti dà, vero? Quella spicco, sì. Quel brio. Ma perché Crambi? Ma quanto... Mi sto per fare male, molto male. Però fa niente. Fanculo. Madonna, che po... Generale di Carro è sparito, tipo. Non sparito di più. Bene, bene, bene. Sono entrato dentro. I like it! Come una fionda, io sono entrato dentro con la cav. Poi lui è girato di schiena, non si è nemmeno reso conto che l'ho attaccato. Sì, perché ha provato a pizzicarmi la cavallina. Sì. Adesso ho attaccato di schiena le lance. Così finalmente rottano una volta per tutte. Non voglio influire sul povero Carlo. Dai, vieni, partecipa anche te alla gara. Io lo chiamo Carlo. Vabbè, ma perché Carlo è Carlo? Vabbè, vengo a rompere i coglioni solo con le cav. Guarda, Dick, che bello sulla schiena. Guarda la cera sulle schiena. Come sono belli golosi. Guarda. Ah. Si gira. Ah. Che bello. Ah, guarda come sono morti subito. Ah, sì. Queste sono soddisfazioni veramente, ragazzi. C'era lì sulla schiena così poi. Proprio spudoratamente. Proprio cose belle. Oh, finalmente ha rottato quella merda di lancio bastarda. Da mezz'ora durata. Solo quella merda. Bravo lì, da dietro. No, perché è rotta? È stronzata. E mi ha rottato la lesione. Ah. Ma ragazzi, mi ha rottato tutto l'esercito di botto. Ma che cazzo? Così, ah, perfetto, ragazzi. Good. C'è quit, eh? Mi sa che sei esploso. Poi ha quitato lui o sei esploso? Sei esploso tanto.
Esploso chi? Io? Esploso qualcuno. Qualcuno è esploso, magari Crambi. No, non... No? No, va a rilento. Qualcuno ha laggato forte. Sì. Molto forte. Ho frizzato tutto. E sta ancora laggando, potrei essere... Hai il generale vivo? Dov'è io? Il generale, sì. Sì, è vivo. Dov'è, scusami? Centrale che ho flancato da dietro la lancia. Dove dovrebbe stare? Spostalo, spostalo che sta crepando, Come cazzo sta possibile crepare? È girato da dietro sulla schiena. Cazzo è possibile, muore. Boh, raga, il mio esercito è imploso da solo. Beh, la Bactria, cioè, nel senso. Bactria c'ha la cavalleria forte. Boh, raga, cioè, proprio... È andata. Vabbè, mi sono reso utile con le, la, con il ca, con le cap da 8 danni. Sono contento. Adesso devo staccare. E veramente Dick ha portato sfiga, si sono alzati i miei dal letto. Adesso becco Randella. No, mi è morto il generale. l'unico rimasto qua in angolo. Ho ucciso il generale. Godo. Prendo tante di quelle randellate. Che me le ricordo. Puttana è la stessa. Tra tutte le, tutti i giorni che si devono svegliare, si devono svegliare adesso. Porca puttana. Aspetta. Non parlano. Ho paura. Se non mi senti parlare sono morto. Lo dico. Potrei essere morto. Ti stiamo sentendo parlare, No, ma tipo nei prossimi due minuti. Perché gli staccano internet? Mm? Staccano internet? No, no, perché si sono alzati i miei. Sai cosa significa questo, vero? Ti per cui. Devo pregare il Signore. Però Dick sei un gufo, cioè, veramente. Porca troia. Proprio tirato. Mi è morto il generale. È morto il generale. Ah, invece no, è scappato, che culo. Gli ho ammazzato il generale a carro. Comunque durano gli spartani. Cazzo se durano. Forti. Cazzo gli spartani di merda. Oh cazzo. Legion charge. Charge quella cazzo di picca che mi sta inseguendo il generale. No, sì, con un'unità di 21 Oddsworn, va bene. Sta continuando a seguire. Ma cosa fa con questo? Cosa sta facendo? Seguendo, raga, ho paura, mi vuole stalkerare. Mi sta stalkerando. Non lo vuole, mi vuole stuprare, ragazzi. Denunciatelo. Comunque non è normale, cioè, che Sparta duri veramente così tanto. No, io non avevo, io praticamente tutte le mie unità erano più che mezzo distrutto, rimozzato. Poi ti sei andato in rotta l'esercito, te si sono girati, mi ha seccato le capo. Poi non abbiamo un tiro, Sparta l'ha seccato il tiro. Ma che non so come ha fatto a seccarmi il tiro così poi a me. Ma di botto! È andato tutto bene all'inizio, poi boom, di botto sparito. No, sono entrato alla fine col generale. Per rompere il cazzo. Nobel,
our units has used all its ammunition. Formation! Tulgun! Persian hopletes! Oh, boh, ma dai, ma sono sopravvissute tante unità mie, dai. Che cazzo dico? C'ho ancora l'esercito. Sto scherzando. Cioè qua, ragazzi, se non entravo io prendevate il cazzo. Ve lo dico. Sì, in effetti sì. Stavamo esplodendo malamente. Infatti a Legion sono rimaste 3 unità. A me 5. Io avevo su, mi era rimasta la lancia, ma praticamente tutti i fedeli al giuramento erano a metà. La batteria esplosa. Vittoria a caro prezzo, grazie. Le cab erano lì che ti francavano prezzo. Gli spartani, quando sono andati in ruota si sono girati. Le mie cavallerie, mamma mia, le mie cav. Curioso di vedere 29. Carlo. Grazie, Dux. Carlo Dux ha fatto una bella... È l'unico che... È l'unico. Sì. Guarda lì. Ma quando c'hai dentro una Sparta e presumibilmente ti gioca centrale, se sei in un 3v3 devi far fuori prima gli alleati e poi Sparta, perché bella rotta. Cioè, guarda quegli eroi di Sparta, hanno fatto 335 kill. Oh, una mia cartaglia, l'ascia della cartaglia ha fatto 300 kill. Come cazzo è possibile? Oh, gli Illmen hanno fatto 107 kill. Gli Illmen. Essere soddisfatto comunque della partita. Ma ha vinto la mia strategia. Il massimo. Chialiamo in fretta Muletto e Crambi e poi dopo gangbang. Non ingaggiamo Carrodux nel mentre. E poi io ho detto, ma sai che è quasi vinta? Poi ho visto la tua fanteria che avanzava, ho detto ah. Perché io ho detto subito, guarda, vabbè, io non intervengo, vengo. Siamo total war 1 o 2 che devo spostare i due giovinastri? Non lo so dove siamo. Siamo in total war 2. Ho detto, vabbè, me ne sto da parte, non voglio infierire. Ah, okay. Poi quando ho visto che i miei alleati stavano venendo piallati, ho detto, no, ma aspetta, va bene tutto però. Vedi che la povera sozza comunque c'è con la madre galli. Io speravo di affrontare piuttosto l'Arverno. Crambi, te sei durato quanto? No, più di non si può dire. Quanto Carrodux al suo primo appuntamento? Comunque, signori, salutate perché l'ho registrata. Questa qua la caricheremo sul canale. Ciao, ciccioli. Alla prossima. Ciao. Ma che figura di me.